siamo con il sindaco di Ventimiglia, qua la situazione sembra tranquilla, la stazione, manifestazione in corso, il presidio in corso, la situazione, ecco, com'è? C'è qualche novità rispetto alla questione del confine o è sempre, diciamo, bloccato, ecco? La situazione al confine è sempre la stessa, quindi è una situazione di stallo, la situazione, beh, salva la manifestazione, però la situazione della stazione è molto meglio rispetto ai giorni scorsi, si stanno spostando a parte dei migranti quelle strutture di primo soccorso adiacenti, proprio strutture adiacenti, quindi libereremo, insomma, in qualche modo si va a dare un aspetto più decoroso alla stazione stessa. Poi, ripeto, la situazione in città è assolutamente tranquilla, stasera c'è anche la notte bianca, per dire, quindi voglio dire, si vive la più assoluta tranquillità. Ecco, dove saranno collocati? Guarda, ci sono delle strutture che hanno messo a disposizione, degli edifici che abbiamo messo a disposizione, le ferrovie, c'è stato una sorta di allestimento per rendere più dignitose possibile, ma sono strutture assolutamente provvisorie, perché la volontà loro non è quella di restare qua, è di andare via, quindi insomma io mi auguro che davvero nel breve tempo possibile si risolva tutto, anche per restituire poi gli spazi alle ferrovie. Insomma, dal punto di vista dell'assistenza come siamo messi? Dal punto di vista dell'assistenza bene, direi, nel senso che il dispositivo ormai è a regime, con i dovuti controlli, la dovuta assistenza. Protezione civile non c'è però? Protezione civile siamo con, diciamo, con gli elementi nostri. Di Ventimiglia ci sono a disposizione, quando loro non ci riescono più interverrà qualcun altro, non si sa.